In realtà la cosa importante è capire che dentro qualsiasi oggetto non c'è soltanto la tecnica, l'oggetto tecnico il più tecnologico possibile, fosse anche uno smartphone, dentro non ha soltanto la tecnica ma c'ha tutto il contesto che lo porta a convivere con noi. E quindi quando io lo apro e cerco di vedere cosa ci sta dentro, io il più delle volte voglio cercare le storie che stanno dentro alle cose. C'è un libro bello di cui vi consiglio la lettura, perché ogni tanto un po' di pubblicità anche libresca bisogna farla, che è stato di Gottschall, pubblicato in traduzione italiana da Bollati Boringhieri, L'istinto di narrare, che è molto bello. Mi piace di più il titolo americano, che è The Storytelling Animal, l'animale conta storie. È più bello perché fa vedere l'animalisticità, se così si può dire, il fatto di essere animali che ci distinguiamo da tutte le altre specie viventi, non per la tecnica, perché invece, e questa è la grande genialità di questo scrittore, la specie umana non si differenzia per saper usare gli utensili, i tools, gli strumenti, perché questo lo fanno anche i castori, lo fanno anche le cicogne che costruiscono dei nidi stupendi, lo fanno anche tantissimi animali che sanno che cos'è la tecnica. In realtà però non ci risulta che nessuno, e questo è all'inizio, che nessuna altra specie vivente ami raccontarci sì le storie. E del resto la sopravvivenza dell'Homo sapiens rispetto all'Homo di Neanderthal, che mi dicono, io non sono un antropologo di quelli tosti e duri che sanno la storia vera di come ci siamo evoluti, Neanderthal si è estinto proprio perché era troppo tecnico, pensava troppo all'aspetto tecnico, mentre sono sopravvissuti quei ceppi, diciamo che venivano dal Centrafrica, che una volta che avevano fatto il necessario si sedevano attorno al fuoco e si raccontavano le storie, perché la dimensione del racconto è una dimensione salvifica nella sopravvivenza delle specie umane. Ecco, in questo senso mi piace raccontare le storie e non spiegare come funzionano le cose. Sì, qualcosa bisogna anche spiegare, è chiaro, bisogna anche capire perché uno cliccando un interruttore fa accendere la luce, o piuttosto che non deve stare a mettere le dita dentro il famoso bimbi, se no se ne fa un frullato di dita umane. Però, anche se le norme di sicurezza evitano quasi completamente questi guai, però in realtà è importante questo, è importante capire che noi viviamo con la tecnica, viviamo sempre di più assieme alla innovazione tecnologica, ma che questa ci coinvolge non soltanto sul piano tecnico. E quando si rompe un oggetto non è che si sia rotto e quindi lo dobbiamo portare all'assistenza, punto e basta, ma in realtà si è rotto qualcosa di noi, si è rotto qualcosa che convive con noi, con cui abbiamo avuto comunanza di azioni, e certe volte ci fa anche arrabbiare. Sì, romantico. Bisogna essere romantici da questo punto di vista.